Un piano inclinato è lungo 1,05 metri e la lunghezza della sua base è di 1 metro. Una scatola è poggiata su di esso ed è ferma. Determina l'angolo di inclinazione del piano, determina il valore minimo del coefficiente di attrito statico tra la scatola e il piano. Disegniamo quindi quanto ci dice il problema. Abbiamo dunque un piano inclinato di cui conosciamo la base, che è uguale a 1 metro, e la lunghezza del piano, che è uguale a 1,05 metri. Dobbiamo determinare l'angolo alfa del piano. Per rispondere a questa domanda è abbastanza semplice perché per la trigonometria sappiamo che questo è un triangolo rettangolo, la lunghezza del piano inclinato è l'ipotenusa, la base è uno dei cateti. Sappiamo che la base la possiamo scrivere come la lunghezza del piano inclinato per il coseno dell'angolo fra essi compreso, quindi possiamo dire che l'angolo è uguale all'arco coseno della base diviso la lunghezza. È uguale quindi all'arco coseno di 1 diviso 1,05 è uguale a 17,75 gradi, che potremmo dire circa 18 gradi. La seconda domanda ci dice: determina il valore minimo del coefficiente di attrito statico tra la scatola e il piano. Abbiamo quindi una scatola appoggiata sul piano inclinato, questa è soggetta alla forza peso. Forza peso che possiamo scomporre nelle componenti perpendicolari al piano e parallelo al piano. Questa è la nostra forza peso. Questa è la nostra forza peso, la componente perpendicolare, e la forza peso, la componente parallela al piano. Quindi ci sarà una forza peso parallela, componente, a cui si contrappone, abbiamo detto che c'è attrito, una forza di attrito statico. Ma noi sappiamo anche che l'attrito statico dipende anche dalla pressione con cui la scatola è spinta sul piano. Quindi l'attrito statico, la forza di attrito statico, sarà senz'altro il valore più piccolo del coefficiente di attrito statico per la pressione. La pressione è data dalla componente verticale della forza peso, quindi FP perpendicolare. Se andiamo a sostituire i valori, sappiamo che la forza di attrito statico che mi tiene in equilibrio la scatola è equivalente alla componente parallela della forza peso, quindi potremmo dire che mg sen alfa, perché quest'angolo qui è uguale a quest'angolo qui, è minore o uguale al coefficiente di attrito statico per la componente perpendicolare della forza peso, quindi mg coseno di alfa. Allora, abbiamo visto che il coseno di alfa lo possiamo scrivere come base diviso, abbiamo visto qui, la lunghezza del piano inclinato. Ma definendo questo H, possiamo dire che H è uguale alla lunghezza del piano per il seno dell'angolo alfa. La base è uguale alla lunghezza del piano per il coseno dell'angolo alfa. Ma conoscendo
la base, un cateto e l'ipotenusa, possiamo calcolare anche il valore di h, che è uguale alla radice quadrata di 1,05, che è l'ipotenusa al quadrato, meno 1 al quadrato, che fa 1, che è l'altro cateto, è uguale alla radice di 0,1025 h uguale a 0,32. Andiamo a sostituire all'interno di questa disequazione i valori che abbiamo definito, quindi la massa e l'accelerazione di gravità si possono semplificare. Abbiamo che sen alfa diviso cos alfa minore del coefficiente di attrito statico, quindi sen alfa lo possiamo scrivere come uguale altezza diviso lunghezza del piano, cos alfa lo possiamo scrivere come base diviso lunghezza del piano, quindi l'altezza diviso la lunghezza del piano diviso cos alfa, quindi l'inverso per la lunghezza diviso la base minore del coefficiente minore o uguale del coefficiente di attrito statico. Semplificando, quindi h fratto b minore del coefficiente di attrito statico, sostituendo i valori 0,32 diviso 1 minore o uguale al coefficiente di attrito statico. Quindi il valore minimo del coefficiente di attrito statico è 0,32.